Ciao a tutti e benvenuti su Sempre in Avichi. Oggi sono tornata qui in Dior, in particolare siamo nella Dior House con Davide Frizzi, makeup artist Dior per l'Italia, per spiegarvi un po' qual è il mondo dei mascara. Me l'avete chiesto veramente in tantissime, in particolare sapete che Dior è uno dei marchi che io adoro, il Blackout infatti era uno dei miei prodotti top del 2011. E ho deciso di parlarvi un po' meglio, visto che me lo chiedete sempre, anche delle varie formule che esistono all'interno del mondo Dior per quel che riguarda i mascara. Sfruttiamo quindi Davide per spiegarvi non solo le prodotti, ma anche l'applicazione corretta di ognuno di loro a seconda del risultato che volete ottenere. Allora, ciao a tutti di nuovo, bentrovati. Come vedete Ilenia è a casa mia oggi, proprio nel mio regno, e giustamente quella che è stata la sua richiesta era appunto parlare di mascara e di parlare di quelle che sono le proposte di mascara di Dior, proprio per iniziare di dire ovviamente a tutti coloro che ci stanno guardando è di poter parlare innanzitutto di quello che è Dior Show Maximizer. Allora, innanzitutto, che cos'è Dior Show Maximizer? Dior Show Maximizer è un prodotto che può essere considerato il vero e proprio start, cioè la vera e propria partenza nell'applicazione dei mascara. È un prodotto che garantisce quello che è il rispetto della struttura delle ciglia, oltretutto quindi ha anche un aspetto trattante e curativo, e ti permette, attraverso quello che è la particolarità del suo applicatore, che è questa setola in elastomero, di poter dare, attraverso quello che è un gioco di trasparenza, quello che è l'inizio del macchiaggio delle ciglia, ovvero diventare il prodotto che comunque ti incurva le ciglia. Io ho sempre pensato che invece fosse più un volumizzante, quindi che creasse una sorta di struttura su cui puoi andare ad appoggiare il prodotto successivo. Non proprio, sai, quando parliamo di volumi parliamo di un qualcosa che fisicamente in termini di risultato si percepisce. Il volume in genere è dato da questi effetti neri intensi, o addirittura appunto da quello che sono delle paste, dei corpi, quindi delle creme che costituiscono il mascara, che rendono appunto le ciglia decisamente più fisiche. Quello che vuole fare Maximizer, al di là di essere il vero e proprio trattamento per le ciglia, quindi un prodotto che tranquillamente potrebbe essere messo la sera sulle punte proprio per andare a rafforzare quella che è la struttura delle ciglia, lo si può usare come base in modo da preparare quello che è le ciglia, dandogli quel massimo effetto in curvatura. Ora, invece, a livello di panoramica, proprio quello che può essere il discorso del risultato maquillage, 6 sono le proposte dei mascara oggi. Come si differenziano? Fondamentalmente su 3 categorie. Abbiamo il mascara fortemente incurvante, che è quello che praticamente permette di aprire le ciglia come se fossero dei veri e propri ventagli, separandole e allungandole anche leggermente. E questo è il mascara appunto Iconic, quindi il Dior Show Iconic. Stessa identica struttura della spazzola del mascara di cui abbiamo parlato in precedenza, ovvero l'applicatore è in elastomero, le setole sono molto sottili e posizionate come se fossero su una spirale. È proprio la tecnica di applicazione che, ruotando il mascara sulla lunghezza delle ciglia, si riesce ad avere quello che è il massimo dell'effetto in curvatura. Il nuovo mascara che si è inserito oggi nella proposta, nella panoramica dei mascara di Dior, mascara che io trovo veramente straordinario. Quindi questa è la novità della primavera 2012, novità, diciamo, di quest'anno, ovviamente amplia quella che è la proposta dei mascara di Dior, si chiama Dior Show New Look. Allora, il risultato di questo mascara è quello di andare a definire con una precisione altissima quella che è la frangia cigliare. Che cosa intendo? Grazie proprio all'applicatore che ha, un applicatore molto più sottile rispetto agli altri, è suddiviso in 2 parti, ha una parte in un materiale molto morbido, quale appunto essere il caucciù, e la parte finale invece in una plastica semi-morbida, molto più sottile con delle setole più fitte, permette di riuscire a vestire tutte le ciglia presenti, quindi di riuscire a catturare come se fosse un piccolo pettine anche le ciglia più piccole, quelle più sottili, quelle che, utilizzando un mascara dal concetto volume, andrebbero ad appiccicarsi alla struttura del ciglio più grande. Ovviamente i volumizzanti hanno questa caratteristica, quello di inspessire le ciglia. Certo. Qui si parla di un effetto alta definizione, proprio perché la frangia cigliare si veste completamente su tutte quelle che sono le ciglia presenti, e oltretutto ha un aspetto infoltente, proprio perché se noi andiamo a catturare anche le singole ciglia, quelle che sono le più piccole, le più sottili, e che magari difficilmente con un altro mascara si riuscirebbero a vedere,
riesci ad avere appunto quell'aspetto anche più folto delle ciglia, che è diverso da quello che è il concetto volume, dove il volume è l'aspetto ovviamente. Quindi in questo caso poi ci farai vedere invece come utilizzare, in che modo orientare anche l'applicatore in maniera corretta. Assolutamente sì. Altro mascara di cui appunto vorrei parlarti è il Dior Show 360. Allora, questo è il mascara dal concetto tutto in uno. Ovviamente di suo ha in più questo aspetto tecnologico che è dato da questa spazzola appunto che si muove in entrambe le direzioni. Qui che cosa significa avere un mascara tutto in uno? È un mascara che appunto attraverso questo meccanismo e attraverso questo movimento rotatorio riesce a pettinare le ciglia, a creare un effetto infoltente, a riuscire a dare un effetto allungante e ovviamente anche un effetto volume. Quindi è chiaro che è un mascara che in sé racchiude tutte quelle che possono essere le caratteristiche dei differenti mascara. Tra l'altro vi voglio dare questa chicca perché l'ho scoperta anch'io da pochissimo: il mascara è comunque dotato di batterie che sono ricaricabili, quindi qualora doveste succedervi, cosa che non dovrebbe perché sapete che la vita di un mascara dovrebbe essere di circa 3 mesi, soprattutto se lo utilizzate tutti i giorni, immagino che lo finirete anche prima. Brava, diciamo che se vogliamo essere un filo più precisi, un mascara massimo utilizzandolo tutti i giorni può durare un mese e mezzo nei casi più... Certo, come durata. Sì. Ma invece come periodo di scadenza sentivo che più o meno nell'ambito sempre dei 3 mesi, dopodiché è consigliabile comunque cambiarlo. Più che altro perché il mascara ha una, appunto questo corpo in crema che nel momento in cui noi estraiamo e reinseriamo l'applicatore è ovvio che facciamo entrare l'aria all'interno, certo, del prodotto. E quindi quello, bravissima, la quello che perde. Ti può non tanto creare la problematica in termini di formulazione sull'occhio che ti possono provocare allergie piuttosto che ipersensibilità o reattività, ma è fatto proprio che il corpo del prodotto si asciuga. Entriamo in quello che invece è proprio l'aspetto volume. Quindi parliamo dei nostri 3 best seller in quello che è appunto il concetto del volume. 3 proposte di maquillage e di mascara completamente differenti. Abbiamo Dior Show, che poi è stato il mascara che per noi ha aperto le porte a tutto il comparto dei mascara di Dior. Un mascara che attraverso una spazzola particolarmente grande, molto generosa in termini appunto di setole e di applicatore, riesce a garantirti un effetto volume con pochissime applicazioni. Dior Show ha poi di contro aperto le porte ad un altro mascara che io trovo straordinario, tu lo hai citato prima, ma sono assolutamente d'accordo su quello che dicevi, che è appunto Blackout. Blackout è un mascara dal volume comunque intenso, ma la caratteristica fondamentale di questo prodotto è il pigmento che ha in sé. Basti pensare che a differenza degli altri mascara contiene il 30% in più di pigmento colore, quindi è un nero estremo, è un nero molto lucido, è un aspetto quasi vinilico delle ciglia. Attraverso questa massima concentrazione di pigmenti riesce quasi a creare all'attaccatura della frangia ciliare come se una linea, come se si fosse utilizzato del kajal, quindi definisce l'occhio anche attraverso appunto questo aspetto di linea immaginaria che invece l'occhio non ha ancora magari indossato attraverso le matite o gli eyeliner o cose del genere. Infatti io lo, a parte che è uno dei miei mascara preferiti, ma lo utilizzo tantissimo soprattutto quando effetto dei look smoky. Io comunque voglio andare a dare intensità, avere un po' questo alone di mistero seducente sull'occhio per andare ulteriormente a intensificare questo guarda effetto. Che tu stai dicendo una cosa molto importante, perché anche il mascara andrebbe scelto in funzione del tipo di trucco che si vuole realizzare. Cioè, ne abbiamo parlato la volta che ci siamo visti e ti ho detto che la mia firma, se così vogliamo considerare, è quello di amare particolarmente un occhio smoky, quindi un occhio decisamente intenso. Non esiste occhio smoky se io non lo termino con un mascara di questo tipo. Certo. Peraltro, come ti stavo dicendo, il nero ha molteplici valenze in funzione della tipologia di nero, del pigmento scelto, se è più o meno lucido, se è più o meno impattante, perché il nero può essere glam, può essere rock, può essere gotico, può avere quella valenza drammatica, può essere comunque sexy e seducente, ma può risultare anche romantico se il pigmento risulta più morbido. L'ultimo invece di cui parliamo è appunto Dior Show Extasa. La parola stessa vuole comunicarci quello che è un volume oversize, cioè
Infatti mi ricordo questa bellissima pubblicità con Monica Bellucci, con questa prima ciliare foltissima, assolutamente. Dior Show Extase vuole essere la mascara dal super volume, e qui che ne fa gioco forza, al di là appunto della sua fisicità intesa come corpo, come crema del prodotto, è l'applicatore stesso. Allora, se noi mettiamo solo un attimo l'attenzione su quello che è l'applicatore di Extase, ci rendiamo conto che è come se fossero quattro piccole palline l'una vicina all'altra. Tra loro queste palle formano una specie di conca, la quale conca serve ad essere come un serbatoio del prodotto, ovvero è la parte che ti carica la crema e quindi che è quella che dà la maggiore intensità del prodotto, la maggiore intensità del pigmento. Lì invece queste piccole sfere, queste quattro sfere, che cosa servono? Servono ovviamente a pettinare le ciglia. L'importante su un mascara come questo è quello di non ripetere continuamente le applicazioni, ma soprattutto di non ripetere andandole a stropicciare le ciglia come abitualmente si fa, quindi sai quel gesto che applico a zigzag e poi le pettino. Perché questo non si deve fare? Proprio perché, essendo un mascara dalla fisicità importante, rischiamo di creare quell'effetto monociglio perché le appiccichi completamente. È un mascara che tranquillamente si appoggia dalla radice e lo si tira verso le lunghezze. Quindi importantissimo nel caso appunto in cui si scelgano quindi le mascara volumizzanti è anche la gestuelle per applicazione. Assolutamente sì. Ogni cosa mascara... che invece probabilmente io non so voi, ma sicuramente io sbagliavo perché effetto molto quasi bravissima. Sempre. Allora, nella maggior parte dei casi tutte le donne, le ragazze applicano il mascara, guarda, sono i due modi in cui lo applicano. Uno è quello appunto di andare ad applicarlo a zigzag e poi le pettinano. Altro invece dove tengono l'occhio fisso, appoggiano il mascara e poi lo chiudono. Proprio perché è come se fosse il gesto nell'occhio. Ma questi sono i due modi in cui si applicano. La cosa importante, e anche qui è quello su cui vorrei, se mi permette, spendere due parole, è il fatto che ogni tipo di mascara ha un proprio applicatore specifico. L'applicatore aiuta e ti serve a garantire quello che è il risultato finale del mascara, ovvero quello che vuole il prodotto. Faccio un esempio molto, molto stupido, se vogliamo, ma è come poter andare da un parrucchiere e pretendere che il parrucchiere ti possa realizzare molteplici differenti tipologie di pieghe usando un'unica spazzola. Non è così. Che cosa succede? Il parrucchiere cambia la spazzola in funzione di quello che è la piega che ti vuole realizzare, fosse liscia, fosse più morbida, fosse a boccolo, ma cambia anche la gestuelle della mano. Ovviamente cerchiamo di pensare di poter trasferire questo concetto sulle ciglia. Le ciglia non sono altro che capelli, sono i capelli degli occhi. Facilissimo, esatto. Quindi ogni mascara ha una sua spazzola, un suo metodo di applicazione, e se noi seguiamo quello che è la tecnica di applicazione di quel mascara, riusciamo ad ottenere quello che è il risultato che il mascara vuole. Quindi è imprescindibile, da quello che mi dici, non si devono mai staccare, tra virgolette, la formula rispetto all'applicatore, quindi vanno assolutamente associate insieme. Sì. Siccome ci sono alcune ragazze che mi hanno chiesto più volte, ma cos'è che fa la differenza? È la formula, quindi il prodotto che c'è all'interno del mascara, o è l'applicatore? Quindi sono entrambe le cose. Se io usassi l'applicatore su un altro mascara, perché ho sentito anche questo, non garantirei lo stesso risultato comunque, quindi allora, è studiato in funzione della formula all'interno. No, come dici tu, un mascara nasce perché è la perfetta combinazione tra quello che vuole la formula del prodotto nel rispetto della struttura delle ciglia, perché ricordiamoci che oggi parlare comunque di mascara stiamo parlando di prodotti di trattamento che rispettano comunque la struttura delle ciglia, proteggendole, nutrendole e idratandole in qualsiasi caso sia appunto il mascara o in Dior. Poi l'attenzione a queste cose direi che è altissima, questa collaborazione con i laboratori del Swen diventa veramente importante ancora prima di proprio di formulare un prodotto, e dall'altra parte appunto il gioco che si può creare con la spazzola stessa e quindi con l'applicatore, perché